arrivo in un tetto, voglio produrre, sviluppare l'impianto fotovoltaico, devo togliere le tegole, devo sistemare, giustamente, efficientamento energetico, ci faccio il cappotto, ci faccio l'isolamento, ci faccio una serie di lavori. Devo cambiare la grondaia, devo spaccare, quindi il coinvolgimento di altre imprese. 480 milioni di ore di lavoro sul settore costruzioni in Italia, di circa 50.000 imprese, costruzioni, quindi tutto, anche il bianchino c'è dentro, però sono circa 870-890 ore di lavoro anno per ogni impresa. Quindi un'impresa avrebbe una persona che lavora un anno per produrre questo tipo di modalità. Rapportiamolo alle imprese venete e abbiamo una dimensione interessante. Perché interessante? Perché noi abbiamo uno sviluppo energetico centralizzato. Noi sviluppiamo, in questo momento abbiamo nel Veneto, come in tutta Italia, la centralizzazione dell'energia. Credo che il referendum che è stato fatto sul nucleare abbia un po', come dire, stoppato questa anche volontà in alcuni casi di concentrare l'energia e abbia più data la suggestione di immaginare un futuro con un'energia decentrata. Per avere un'energia decentrata, come l'Europa ormai da anni chiede, necessariamente bisogna riconvertire, rifare, ristrutturare tutta la rete di distribuzione. La rete di distribuzione con una smart grid intelligente, immaginate nel Veneto cosa significa. Significa intanto innanzitutto abbellire un po' dal punto di vista urbanistico via i cavi che ci sono in giro, da questo punto di vista orribili cose fatte negli anni 50 e 60, però significa anche lavoro, lavoro, lavoro. Il Veneto è caratterizzato da una, come dire, una dimensione di lavoro diffuso nel territorio, i piccoli artigiani, la piccola e media industria e quindi il locale. Significa avere la capacità di creare contesti economici, sinergici, a livello locale. Ho preso per esempio di una buona pratica, Provaglio Liseo, che è stato, ho preso lui come esempio, ma ce ne sono altri in Italia, anche in Sardegna, in altre regioni, perché è stato il primo pioniere di questa cosa. Provaglio Liseo cosa ha fatto? Ha montato sui tetti dei loro cittadini attraverso una multi-utility, una municipalizzata a quel tempo, e hanno cominciato a montare tetti fotovoltaico sui tetti dei loro cittadini. Hanno montato circa, mi sembra ad oggi, un 300 impianti e hanno sviluppato una struttura che è questa municipalizzata, che oltre ad avere l'obbligo di controllare, fare manutenzione eccetera eccetera di impianto fotovoltaico, ha anche però un problema, e cioè quello di aver messo in moto un meccanismo virtuoso all'interno del comune, e cioè il cittadino che non aveva il tetto dove poter mettere il fotovoltaico perché era orientato male, perché proprio non ci stava, si sta ponendo il problema come mai il suo cittadino a fianco risparmia sulla bolletta e lui no, e quindi chiede alla multi-utility di dire tieni un attimo, cioè me lo deve anche risolvere questo problema. La multi-utility è costretta ad aprire una dimensione di conoscenza, informazione, ricerca, innovazione per trovare una soluzione per il cittadino che si troverebbe. Quindi è un meccanismo estremamente virtuoso che si approssima a implementarsi sempre. Il fotovoltaico e le opportunità economiche. Vabbè, e abbiamo preso per esempio un impianto classico, insomma, di 3 kW di energia di potenza di picco, e abbiamo fatto tutti i conteggi in riferimento al quarto conto energia, presupponendo 2012 come tipologia di installazione. Abbiamo anche ipotizzato che siccome
il cittadino o comunque l'ente pubblico che vorrebbe gestire una cosa di questo tipo deve trovare anche i finanziamenti, un rapporto con istituti finanziari. In buona sostanza le conclusioni a cui siamo arrivati è che la catena che si metterebbe in moto è un po' questa. Con un impianto che costa sui 9.000 euro oramai, quindi un investimento da 9.000 euro, ci sarebbe un beneficio totale di 1.034 euro, che sono dovuti dall'incentivo per la produzione di energia, quello che prevede il conto energia in sostanza, e lo scambio sul posto, perché verrebbe allacciato all'interno, cioè sulla casa del cittadino, sul conduttore del cittadino. Nel momento in cui ci fosse un'entità pubblica che gestisce la cosa, e quindi poi vediamo le sintonie a trovare, ci sarebbe una rata di mutuo da pagare con un istituto bancario di 588 euro e la banca avrebbe 440, e l'amministrazione rimarrebbero 445 euro per ogni impianto. Cosa ci guadagna il cittadino? Il cittadino ci guadagna il fatto che non spende niente, mette a disposizione il tetto, che viene anche tra l'altro risanato nel momento in cui sale sul tetto, e se si comporta in maniera virtuosa risparmia sulla bolletta. Dipende dal suo comportamento, quindi dipende dalla responsabilità e quindi dall'assunzione della come dire, questione in senso di cuore e di coscienza e di conoscenza per poter risparmiare sulla bolletta. Possiamo dire che così spannometricamente si può dimezzare la bolletta in sostanza in termini di consumo. 445 euro di utile per impianto. Se immaginiamo un'amministrazione che possa giocarsi la partita e mettere in moto un sistema capace di sviluppare questo, sono 44.000 euro all'anno che l'amministrazione incamererebbe per poter gestire come vuole in sostanza. Il risparmio del cittadino annualmente, dimezzando la bolletta, si stima attorno in questa zona, insomma, attorno ai 230 euro. Non è poco perché in una fase, l'ho sentito nominare spesso, questa dimensione di crisi, l'abbiamo capito tutti. C'è bisogno di trovare elementi di reddito diversi. Ma quando noi parliamo di reddito facciamo subito una grappa di collegamento a devo trovare un lavoro che il reddito può essere anche visto da un punto di vista sociale, da un punto di vista di cittadino, e quindi si sente ogni tanto fare un ragionamento sul reddito di cittadinanza. Un risparmio sulle spese per la famiglia, se gestito, se messo in moto, è un reddito, è un vero reddito. Come un reddito, adesso è un altro campo, ma faccio come dire, un altro esempio, la commercializzazione di libri usati per le famiglie, eccetera, eccetera, è una forma di recupero del reddito. Quel welfare che nominava prima Manzi sulla capacità di creare forme economiche, reali, concrete, circuiti, che soddisfino il reddito e anche il welfare territoriale, è una cosa estremamente interessante, ma non solo, io credo anche necessario oggi. Per fare questo, le sinergie, i collegamenti, i rapporti, l'ente pubblico, i soggetti professionali, gli istituti finanziari o piuttosto i finanziamenti pubblici, la cooperazione sociale, che è un elemento importante, perché la cooperazione sociale è quel legame più come dire, stretto con la cittadinanza sotto alcuni aspetti, le categorie economiche e poi i cittadini. Tutti sono i soggetti, sono coinvolti. Io credo che sia possibile interagire su questi elementi, credo sia possibile fare un percorso reale di costruzione di economia. E quindi io vi ringrazio.